Napoli fa fatica nell'impostazione, ha chiesto a Caglie Fondi a passare. Allora qua gioca Inter Napoli addirittura dell'Inter da 0-0 per i nerazzurri sulla scia proprio del derby, quando vince il derby nel primo tempo con una totale mancanza di pressing. Ma che dici, che devo lasciare stare allora quella là? Posizione in favore del Napoli, siamo arrivati al 20° del primo tempo, punteggio sempre di 0-0, non ci sono state grandi occasioni né da una parte né dall'altra, perché è estremamente tattica con la massima attenzione. Fino a mo' era abituato bene, donne e libri, cultura e bellezza, anche per questo sono stato disprezzato. Quando parli di cultura e di donne, ti perdi una gran fetta di pubblico. Vero, pa? A me dispiace non andare più in libreria. Viene incontro Barella, riceve lui di prima intenzione per Lukaku, prova a prolungare cercando Lautaro, che però è fermato dalla difesa del Napoli. Fabian Ruiz, Caglione, ancora Fabian Ruiz, va a chiudere subito le distanze il Bastoni. Domani sera c'è il big match. Fabian Ruiz, Caglione, ancora Fabian Ruiz. Tu per chi tifi, pa? Milan o Juventus? Lautaro in due per impedire a Napoli di utilizzare il regista nella fase di impostazione. Mo chi tifi, Inter o Napoli, pa? A te ti piaceva un Napoli di Maradona? Beh, un Napoli di Maradona non perdonava, non è come questo di Gattuso. Mo ti faccio vedere, mo sai come va sta partita, pa? Il primo tempo l'Inter perde almeno 2-0. Poi il secondo tempo te ne fa 4-5. Vedrai se non è così, pa. Io già so il risultato. Io vorrei vedere Napoli e Milan in finale, ma so che mi sbaglio, e di grosso. Eccola il tentativo di ripartenza questa volta del Napoli, con Elmas che va via la guardia di Barella, tocco un po' timido per Zielinski, che con un bel dribbling però evita l'intervento di Sensi, bravo anche Mertens, prova a distendersi il Napoli con Caglione, arriva veloce la sovrapposizione di Di Lorenzo. L'amore è così, a volte è traditore. Quando più pensi che vinci, più perdi la speranza. Così con le donne, quando più pensi che ti puoi avvicinare, quando più perdi la distanza. Respinge di testa, ma ci sono soltanto giocatori del Napoli. Fabian Ruiz, poi Caglione, resta lui. Oramai io non ci credo più. L'ultima palla di Fabian Ruiz prima all'interno dell'area, probabilmente c'è stata una disattenzione tra il portiere e i due difensori che non si sono chiamati la palla e ne stava per approfittare. Preferisco i libri. Adesso con un pallone difficile.
difficile di Ospina, tanti rischi che vengono presi in queste situazioni, non soltanto il sapere non si scambia. Squadre in Serie A che vogliono ogni volta tentare l'impostazione dal basso, ma in certe situazioni forse sarebbe meglio evitare palloni così pericolosi. Si cerca di giocare sempre perché comunque un Napoli che fa partita, e non sono rari però poi i gol incassati proprio in questo modo, perdendo palla lì al limite dell'area. Fabian Ruiz si allarga e passa il pallone corto per Maximovic. Mario Rui. Maximovic. Il bello che l'Inter gioca in casa e anche il Milan domani contro la Juventus. Passa centrale verso Zielinski che prova a superare la guardia di Skriniar, poi Mertens. Il pallone a metà strada tra Fabian Ruiz e Di Lorenzo. Zielinski si propone, Mario Rui si è visto poco. Tutto può succedere. Di solito per quanto riguarda il giocatore del Napoli, Elmas converge attaccato da due avversari, torna indietro. Sai come si dice, il successo dipende da ciò che succede in campo. Di Lorenzo in profondità va a cercare Fabian Ruiz, lo scambio con Mertens, ancora Fabian Ruiz al limite dell'area, era affrontato da De Vrij, va sul fondo, il cross, il pallone che sfugge a Mertens, poi lo allontana Skriniar. Va, che fai, dorme. Arriva Sensi, centralmente c'è un po' di spazio per Lautaro. Grappella Luic. Si fa vedere qual è in profondità Lukaku. Lukaku, Lukaku, fa. Qua siamo alla frutta. Io mi arrancio con un arancio. Mo mi sbuccio anche una mela. Le fiusci. Paolo, sai che le fiusci sono mele cinesi? Sono le più saporite. Mo l'Inter potrebbe tentare il colpaccio. Calcio di punizione dunque in favore dell'Inter sul punto di battuta. C'è Lukaku che la butta dentro. Anche da Skriniar e da Bastoni provano a disturbare quella del Napoli. Ricordiamo che con il nuovo regolamento la bandiera deve essere, diciamo, Lukaku colpisce bene. È pronto Pilaghi. Parte lui con il segno di specchio della porta dava l'impressione o sfaccemmecia la parte. Sai come chiamano Lukaku i napoletani? O sfaccemmo, o sfaccemmecia la. In avanti verso Elmas c'è l'anticipo di Barella, poi servito Moses. No, ma secondo me Barella è quello più gettonato. Zielinski, buono il controllo. Attaccato adesso da Moses, tocca per Fabian Ruiz. Di Lorenzo esce bene il Napoli da una situazione non facile. Adesso c'è spazio per Callejon. Sulla sinistra si propone Elmas, vorrebbe il pallone lungo. Callejon preferisce servire corto Di Lorenzo, che poi va a terra sul contrasto con Bastoni. Tutto regolare. Sensi non è riuscito a mettere in movimento Lukaku. Brozovic. C'è la possibilità di far correre Mertens. Sono troppo lente, perciò non riescono. Ha cercato Di Lorenzo tra le linee in mezzo, però la palla era leggermente all'indietro e le entra per spalle. Bastoni. Per vincere la partita deve essere veloce. Ancora Skriniar, ricevuto da Barella. Devono correre. Di nuovo Skriniar. Il Napoli è posizionato con questo 4-5-1, cerca anche di chiudere le giocate per le punte. A me perciò non piaceva Gattuso. Il lancio di De Vrij va a cercare Lautaro, colpo di testa in anticipo di Malas, si alza la bandierina del primo assistente dell'arbitro, il signor Ranghetti. Calcio di punizione in favore del Napoli, c'è la posizione di fuorigioco di Lautaro, come conferma questo replay. Punizione dunque in favore del Napoli,
Antonio Conte che prova a dare indicazioni, tiro sulle panchine, prima l'Inter e poi il Napoli. A Stefan De Vrij l'indicazione di provare a cambiare gioco dalla parte opposta. C'era Sacchi che faceva un pressing asfissiante. Non stavano un minuto ferme, perciò vincevamo sempre. Oggi quel gioco là non lo fa più nessuno. Di essere meno timido, prendere più iniziativa, di portare su la palla. Brozovic prova ad allargare verso Barella, non riesce a gestire un pallone difficile. Elmas, Mario Rui, Demme torna indietro, ricomincia da Maximovic. Siamo al 31esimo minuto, è passata la prima mezz'ora di questa sfida, 0-0 tra Inter e Napoli, andata delle semifinali di Coppa Italia, ritorno il 5 marzo al San Paolo. Manolas cerca Elmas, ritorno c'è il 5 marzo a San Paolo, è diventato santo. Allontana Biraghi, mette il calcio d'angolo, in difficoltà Padelli, corna in favore del Napoli. San Paolo. Io conosco soltanto San Siro. Ah, tu sai come si chiama un stadio di Napoli? Un San Paolo. Ancora a cercare Zielinski, si prepara al cross. La finta sull'attacco di Brozovic, parte traversone sul secondo palo a cercare Mazzini. Era quello che faceva i miracoli a Maradona, San Paolo. Lui era devoto Maradona a San Paolo. Che si occupano i calci piazzati in situazioni analoghe per il Napoli, e arrivano i fischi dei tifosi dell'Inter che magari vorrebbero una ripresa. Io sono devoto a San Siro. Vediamo che l'Inter marca uomo e quindi la tattica del Napoli è quella di cercare di muovere palla per far sì. Anzi, a Saint-Ambreuse. Di nuovo Zielinski e Mario Rui vicino alla bandierina. Mario Rui batte direttamente all'interno dell'area di rigore sul secondo palo, pallone però troppo alto per Mertens, irraggiungibile. Si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore dell'Inter. Le due squadre si sono affrontate in semifinale soltanto una volta. Sto Gattuso ancora non lo digerisco. Due pareggi all'andata e al ritorno sempre con 1-1 e dunque passò Gennaro. Il calcio di rigore vincendo per 6-4, gol decisivo di Massimo Paganin. Ugenarino. Finale con il Vicenza. De Vrij, Skriniar. Ah, Napoli su tutto il Gennaro. Skriniar. Barella di prima intenzione va a cercare Lautaro. Da quando Gattuso è in panchina. Con la mano il difensore greco era stato spinto da Lautaro. E allora il calcio di punizione in favore del Napoli. Lo rivediamo. Eccola lì la spinta con il gomito sinistro di Lautaro su Manolas. Punizione per il Napoli, già battuta. Zielinski torna indietro, ricomincia da Mario Rui. Poi ancora indietro. Dove c'è bella Napoli. In verticale il colpo di tacco di Zielinski. Bella giocata. Non riesce a chiudere il triangolo Mertens. Poi pallone troppo profondo per Barella che si distende di scivolata ma non è in grado di controllarlo. Allora riparte il Napoli con Temme. Lo sfacemmo. Il regista del Napoli, Fabian Ruiz. Zielinski carica il destro, pensa alla conclusione. Zielinski non trova lo specchio della porta con il padre. C'hanno paura di Lukaku. Zielinski è un ottimo tiro, gli hanno lasciato un po' di libertà, la libertà di stop, controllo e cercare la porta. Il tiro va fuori, lontano dallo specchio e lontano da Padelli. De Vrij. Skriniar. Ma non doveva dormire. L'ultimo gol di testa nel derby, prestazione sorpresa, uno dei migliori nella stagione dell'Inter. Che fai? Guarda la partita. Guarda Alberto, praticamente il Napoli rinuncia a portare fuori Mertens sui tre difensori dell'Inter e vuole che tutti i fili per il Napoli, io lo so. Quali sono Caglion o Zielinski da questa parte? Anch'io. Praticamente concede palla a Brozovic o tra le linee. Quella è la difficoltà poi di andare a prendere quel giocatore con la palla. E questo naturalmente rallenta le operazioni offensive dell'Inter che non vorresti vedere il Napoli in finale. Preventive, come si dice in gergo, dei giocatori del Napoli.
che poi il Milan giocherebbe contro Gattuso. Allora sì. Conte sta chiamando Barella, vuole che Barella si inserisca su Mario Rui, così il giocatore del Napoli è obbligato a star fermo sulla linea difensiva e i giocatori dell'Inter col cambio gioco potrebbero trovare modi. Eh sì, questa è una giocata Inter precedentemente a Bastoni era riuscita, questa volta Hitler per l'esterno Inter è terribile alle spalle, quando aveva 11 anni perse sia il padre che la madre, il padre era un pastore cristiano, la madre era sua assistente. Secondo me tifano i milanisti. La sua carriera calcistica si è sviluppata. Hitlander. Colpo di testa di Lautaro, centralmente per Assensi, prova il tunnel su Manolas, arriva Barella, l'appoggio di Zielinski per Mario Rui, ancora verso Zielinski, cerca l'anticipo Moses, non gli riesce per la buona giocata di Zielinski che con un pallonetto gira l'avversario, il colpo di tacco fuori, non riesce al numero 20 del Napoli, Napoli che comunque è in grado di ripartire con Cagliecon. Fabian Ruiz, di prima di Lorenzo, ha provato a mandare in profondità a Cagliecon, pallone intercettato da Biaghi, termina fuori la rimessa laterale, è in favore del Napoli. Non si sblocca? Fabian Ruiz. Manolas. Oramai. Maximovic. Fino a questo momento Lautaro, soprattutto Lukaku, perché Lautaro una chance di testa ce l'ha avuta, non sono mai stati messi in condizione dai compagni di far male agli avversari. L'Inter è furba. Vuole sorprendere il Gattuso. Più veloce. Il Gennarino. Skriniar. De Vrij. Bastoni. Sì, ma se giocano così, che fanno i passaggi? Non scappano. Servirebbe una maggiore rapidità nello spostare il pallone. Intercettato adesso da Fabian Ruiz, lasciato a Mertens, si fa vedere Cagliecon in profondità. Il lancio di Mertens è proprio per Cagliecon. Mertens. Controllato però da Bastoni in maniera regolare. Ritorna il pallone e fa ripartire l'Inter. Adesso c'è un po' di spazio, dovrebbe accelerare qui Sensi, costretto dalla marcatura di Mertens a tornare indietro. Riesce comunque a pescare Biraghi. È lui che si ferma e provoca le proteste dei tifosi nerazzurri. I tifosi come noi dalla televisione o qui dallo stadio abbiamo visto praticamente dall'altra parte Moses libero perché Barella era andato praticamente a farsi marcare volutamente da Mario Rui. Brozovic di prima intenzione ha provato a mettere in movimento un compagno con un pallone però troppo profondo che viene raggiunto da Ospina. Eccola la panchina del Napoli con Politano, ex dell'Inter, vicino a Lorenzo Insigne, lo dicevamo, un colpo subito nella partita contro il Lecce, non è meglio. In panchina del Napoli c'è Napolitano. È andata anche l'ex presidente dell'Italia. La rimessa laterale è in favore del Napoli. Il Napoli cerca di tenere praticamente il livello della corsa e del giro palla lento, cerca praticamente un po' di addormentare la partita per poi riuscire ad trovare spazio nella. No, non mi piace per niente sta partita, guarda. C'è un po' di spazio adesso per Di Lorenzo, vorrebbe il pallone Elmas sulla sinistra, Di Lorenzo preferisce il passaggio più facile per Cagliecon, che torna indietro a sua volta verso Manolas. Beh, meglio che dorme. Come fai a vedere una partita del genere? Si propone Mario Rui, largo c'è Elmas. Eccolo servito, un po' timido in questa partita fino a questo momento Mario Rui, di solito spinge molto di più, ma le consegne di Gattuso sono ben precise. Zielinski ha provato il pallone verticale per il taglio di Cagliecon, pallone che però è stato intercettato da Padelli e allora riparte l'Inter con De Vrij. Resta a terra intanto Cagliecon, i giocatori del Napoli vorrebbero che quelli dell'Inter mettessero il pallone fuori. Ah, l'è stroppiata. Probabilmente Cagliecon. Eccolo, Biraghi.
totalmente fuori dalla possibilità all'arbitro canadese. Pano struppiata una. Sì, colorante alla spalla, come si dice. Un napoletano. L'avete visto in posizione regolare. Però lì magari nel contrasto con Bastoni, magari ha subito un colpo. È rimasto giù, dolorante, Callejon. Si disseta Skriniar, allora sentiamo le panchine, mentre si sta scaldando Politano. Sentiamo le panchine, Inter e poi Napoli. Ci sono i collaboratori di Conte, lo stesso Antonio Conte, in questo momento che parlano con Skriniar, molto spesso il gioco parte da lui, c'è la verticalizzazione profonda, cambio di gioco sulla sinistra per Biraghi come prima opzione, ma... Ma siamo alla frutta. Diventare il giocatore più profondo e largo del schieramento offensivo dell'Inter e le giocate devono andare anche su di lui. No, Rino Gattuso adesso sta parlando con Zielinski, vedendolo cappocciarsi sul suo lato destro dalla parte di Callejon, che adesso è tornato in piedi. Come detto, ha iniziato il riscaldamento Politano, solo applausi di Gattuso all'indirizzo di Mertens. Per come Dries Mertens sta anche rincorrendo gli avversari per come sta interpretando la fase difensiva. Partita di grande sacrificio di Mertens, di nuovo la sventagliata per Moses, anche in questo caso pallone troppo profondo, rientra Callejon, ristabilita subito la parità numerica, ancora un po' dolorante lo spagnolo alla spalla destra, si chiarisce con Bastoni, evidentemente il contatto tra i due aveva provocato qualche problema. José María Callejon, avete visto Politano intanto. Cominciato per precauzione gli esercizi di riscaldamento. Mario Rui, lo spazio è molto stretto, pesca Fabian Ruiz. Il pressing di Brozovic questa volta un po' in ritardo. Allora Demme, serve Elmas che prova a chiudere il triangolo, ci riesce. Demme centralmente, la chiusura è stata poi di De Frey. Sensi, Lukaku, Moses. Deve essere più veloce. Si comincia da Skriniar. E i tifosi rimorreggiano un po' perché vorrebbero un Inter più in verticale, più spregiudicato. Sensi. Ecco il solito lancio per Moses, ancora l'inseguimento del pallone, ma ancora una volta è la terza consecutiva. Però un servizio troppo lungo, in panchina c'è Eriksen e chissà che il danese non possa rendersi utile nel corso del secondo tempo nel tentativo anche di scalare le gerarchie con la maglia dell'Inter. Sì, vediamo che l'Inter è poco convinta nelle proprie azioni, sa di avere i giocatori esterni liberi e larghi, però non riesce a livello tecnico a metterli in moto, a far sì che vadano uno contro uno con i difensori del Napoli. Un po' di imprecisione nell'assistenza per Moses in particolare. Skriniar, Bastoni, Skriniar, De Frey. Eccolo l'apertura di De Frey che va a cercare Biraghi, pallone però intercettato da Callejon, poi Fabian Ruiz, Mertens, Zielinski, si fa vedere Elmas, il pallone per lui, lo affronta Skriniar, recupera la posizione Moses che va a raddoppio, Elmas converge, Mertens, appoggio per Mario Rui, cross di prima. Mertens non riesce neanche, da una parte c'è Mertens, dall'altra c'è Lukaku e qua... Non vedo niente di buono stasera. Eccola qui, evidente. Giusta la decisione del direttore di gara. Pallone che era stato intercettato con le gambe, braccia dall'altro attaccate al corpo. Adesso fatalmente i calciatori sono obbligati ad avere un'attenzione particolare, a snaturare un po' anche la postura naturale, pur di evitare la concessione di calci di rigore. Sì, nel momento ma che partita è questa? Naturalmente ti viene, anche perché sta arrivando in corsa di scatto, ti viene naturale muovere le braccia. Invece pa, domani vedrai tutta un'altra partita. Mettere le mani o lungo il corpo o dietro la schiena. Bastoni. Questo è solo un antipasto. Lo scatto di Sensi viene inseguito da Callejon, arriva a supporto anche Manolas, parte il cross, dove spinge Manolas, arriva il calcio d'angolo in favore dell'Inter, che prova ad attaccare in questi minuti conclusivi del primo tempo, 43-30, 1,5 al 45esimo, vedremo se ci sarà il recupero, cross di Brozovic, la chiusura in anticipo è di Di Lorenzo, pallone allontanato dall'area di rigore del Napoli, Sensi poi non vuole correre rischi, Biraghi rilancia in avanti dove non ci sono compagni, l'uscita in tranquillità di Ospina. Mario Rui. Ma oramai bisogna chiudere. Ancora Mario Rui. Mancano pochi minuti. Il centrocampo dell'Inter, Zielinski, ma Demme preferisce ricominciare da Maximovic.
e poi Ospina, il titolare. Parto, è meglio che te vai a letto e dormi. Per quanto riguarda il Napoli, la scelta di Gattuso sembra definitiva. Qua bisogna anticipare il colpo di testa in anticipo di Bastoni, i tempi. Che sposta Maximovic in maniera irregolare, secondo Calvarese, calcio di punizione in favore del Napoli. Rivediamo. Saranno 2 minuti di recupero, ci informa. Ehi, ancora 2 minuti di recupero, pa. Primo Gattuso richiama i propri giocatori, vuole maggiore attenzione. Come fai a fare 2 minuti di recupero? Sulle panchine. E questi dormono. Studiando l'evolversi di questa prima frazione di gioco, abbastanza soddisfatto, anche se il tema della circolazione della palla e della velocità naturalmente lo preoccupano un pochino. Gattuso sta continuando a chiedere tanta aggressività, soprattutto ai suoi centrocampisti, per chiudere bene questo primo tempo che il Napoli ha interpretato con grande sacrificio di squadra. Grande attenzione da parte del Napoli, che non ha concesso spazi all'Inter, che ha trovato evidente. È stato un brutto primo tempo, devo dire, orribile. Una lentezza che penalizza fino a questo momento la squadra nerazzurra. Il Napoli, a me non mi è piaciuto. La partita che ci si aspettava, naturalmente non riesce ad essere pericoloso in fase offensiva, però secondo le previsioni di Gattuso, considerando naturalmente che ci sarà anche una partita di ritorno, per ora va bene così. Sì, giocandoti la finale su 180 minuti in questo momento, e poi avendo anche ovviamente... Quindi c'è anche il ritorno. ...in casa cerca un po' di addormentare la partita e soprattutto non vuole prendere gol. Ha consolidato la fase difensiva e poi alcune volte riesce allora a prendere praticamente in velocità. Come in questo caso, non è decisivo. Oi, tirati! Cosa facci? Mi vedete la prima? Come se avesse segnato un gol. Mannaggia, puttana. Qua o Napoli poteva fare colpo grosso. Ha cercato il pallonetto, poi Fabio Ruiz, pallone fuori. Intanto la poteva segnare. Di fronte alle proteste di Zielinski. Si è mangiato un gol. Zielinski protestano per un tocco di De Vrij. Chiedono il tocco con il braccio di De Vrij, naturalmente c'è la valutazione al VAR, rivediamo, eccolo il tocco con il braccio, il tocco c'è con il polso destro di De Vrij. Adesso naturalmente ci sarà la difficoltà al VAR per quanto riguarda il signor Mariani e poi eventualmente per Calvarese di valutare questo tocco di mano, c'è il check in corso, tocco di mano che c'è stato, però naturalmente bisogna valutare se ma... è un tocco punibile o meno, cioè se c'è un movimento naturale di De Vrij che nella corsa ha intercettato questo pallone oppure no. L'arbitro dice che si può proseguire, non viene concesso il calcio di rigore al Napoli, non si passa neppure attraverso la on-field review. Zero proteste dalla partita. Molto dava pure un rigore. L'intervento di Maximovic, noi naturalmente rivedremo tutto quanto nell'intervallo di Tiziano Pieri, naturalmente Franco Lauro, i suoi ospiti, Bruno Gentili, Guglielmo Stellato, il primo tempo. È finito? Ci fermiamo per un piccolo break. È finito 0-0 il primo tempo, pa. Io mo chiudo. Allora Lega Serie A ha presentato Inter Napoli 0-0 fine del primo tempo. Golfotto con tecnologia ITSI. Libre.